fame. Fate dimettere i vertici della Banca Popolare d'Italia. Avvocato Carrieri, oggi c'è l'assemblea dei soci. Tutti quanti gli azionisti sono qui per protestare contro questo mangia mangia che c'è stato di Banca Popolare di Bari. Noi siamo qui per protestare del fatto che la banca è amministrata da persone che continuano a far perdere la banca. L'anno scorso il bilancio ha chiuso con 13 milioni di perdite, raccolte e impieghi diminuiscono, aumentano le sofferenze. Questo significa che evidentemente la banca viene gestita ancora molto male. Speravamo in un cambio di passo che non c'è stato. Inoltre l'assemblea dei soci viene fatta in modalità virtuale. Hanno nominato un rappresentante unico, i soci sono fuori dall'assemblea, non possono partecipare, non possono votare, non hanno praticamente voce. Siamo qui a dare voce a 60.000 azionisti della Popolare di Bari che, vorrei ricordare, hanno perso tutto, avevano valore azionario 9 euro, ora hanno 0 euro, questo è inaccettabile, lo Stato che è proprietario della banca deve aprire un tavolo di conciliazione, ci sono le risorse per poter risarcire i soci. Siete qui sotto la Banca Popolare di Bari per protestare, oggi c'è la riunione, l'assemblea generale in cui si deve approvare il bilancio. Voi pensate un po' che questa gentaglia, perché così vuole essere chiamata, devono cambiare anche gli articoli dello statuto. Fanno tutto loro, capisce? MCC ha il 97% delle azioni. Sì. Avendo il 97% non ci ha neanche invitato. Prima l'avevano fatto tutte le assemblee, anche quelle di condominio, si fanno in prima convocazione. Non in seconda convocazione. Loro l'avevano fatto così. Poi hanno capito che era inutile fare la prima, hanno deciso di optare soltanto per la seconda. Capisce? Mentre quando abbiamo fatto la trasformazione in SPA ci veniva a chiamare, venite a votare, votate favorevolmente al passaggio, noi abbiamo sempre detto no. Siamo qui ovviamente animati da tantissima rabbia per quello e quanto ci hanno proposto. Ci hanno proposto la solidarietà, che è una proposta vergognosa. Come risparmiatori siamo convinti che questo economicidio è stato promosso con un progetto preciso, eliminare prima di tutto con uno shock economico ogni attività umana, per cui siamo destinati esclusivamente a vivere in una società dove non avremo scampo per questi grandi oligarchi. Quindi noi qui chiediamo esattamente quello che abbiamo guadagnato come cittadini onesti, e non è giusto che tutta la civiltà sia tenuta in pugno da una dittatura sanitaria. Noi ci ribelliamo e cresceremo in questo dissenso. In quanto risparmiatrice sono stata presa in giro anche sino all'ultimo, dove praticamente questa persona che era impiegata alla fine si è dimostrata una persona squallida. Ma la cosa peggiore è che praticamente è stato anche in qualche modo promosso ed è diventato addirittura anche direttore. Ed è la cosa allucinante che continua a truffare altra gente in altre modalità e con altre modalità. Praticamente io ho investito il giorno prima di tutto quello che è successo altri 10.000 euro. Mi avevano detto: guardi, investi, è il momento giusto per investire. Mi sono arrivati 500 milioni da parte di Amco. Amco è un'azienda statale del MEF, la quale ha acquisito 2 miliardi di NPL dalla Banca Popolare di Bari e ci ha dato soltanto 500 milioni. Quei 500 milioni sul bilancio della banca non si sa dove sono andati a finire, però noi pensiamo che sono stati integrati a capitale sociale, perché i signori si stanno mangiando anche l'ulteriore capitale sociale avuto dallo Stato. Quindi la banca, se non pone rimedio, tra qualche periodo andrà nuovamente a fare un apporto di capitale, vediamo chi glielo darà.